Buonasera, buonasera amici sportivi e benvenuti al 90esimo di Serie B. Novantesimo è una trasmissione antichissima della Rai che ha fatto la storia, ma ha fatto la storia non soltanto attraverso lo sport e i gol, le azioni, i campioni che hanno attraversato tutti questi anni, ma possiamo dire che la piccola storia del nostro calcio passa anche attraverso il 90esimo minuto. Paolo Valenti, la sua simpaticissima band, la possiamo chiamare così, tanti volti, tante storie. Una di queste storie si è interrotta bruscamente pochi giorni fa e noi vogliamo cominciare proprio con un collega che ha fatto la storia proprio di novantesimo. Da novantesimo a Roma, linea a Tonino Carino ad Ascoli. Sì, un minuto, allora io prego la regia di mandare in onda il filmato, nel frattempo ti confermo il risultato finale, l'Ascoli ha battuto il Perugia per 1-0. Grazie a una vampata di Novellino su una Fiorentina dimessa e a tratti incredibilmente rassegnata. Un'Ascoli grintosa che è riuscita a recuperare un gol subito a freddo. La Roma è una macchina potente, i tempi per collaudarla sono inevitabilmente lunghi. Lidl comunque riteniamo ce la farà. Da Ascoli ho concluso, la linea Roma. Sì, diciamo subito che l'Ascoli ha chiuso alla grande questo campionato che l'ha vista indubbiamente tra le protagoniste. I bianconeri di Mazzone hanno battuto per 2-1 un Bologna che sino all'ultimo ha cercato di scongiurare la retrocessione. Non ce l'ha fatta. Ora in Serie B. Il Kaiserslautern nell'anticipo di venerdì ha disputato una prova addirittura entusiasmante. Pensate, con il Kaiserslautern era sotto di 2 gol. È riuscito a rimontare prima e a vincere poi. 3-2 il risultato finale. Arrivederci. Grazie a Tonino Carino. Beh, ragazzi, ha fatto la storia. Io poi, sai, io sono stato 9 anni a San Benedetto, ero con lui, sono andato a cena tante volte, era veramente un personaggio. Dispiace perché scomparsa prematura, va bene, comunque Tonino, noi dedichiamo al nostro collega questo weekend di novantesimo, ma insomma il pensiero ci va sempre, anche perché era un maestro, non soltanto di giornalismo, ma anche di vita, sempre nella sua eleganza, nella sua correttezza. E poi non dimentichiamo che dopo il novantesimo lui è stato caporedattore della sede ascolana, nella sede marchigiana di Ancona e ha fatto dell'ottimo lavoro proprio da caporedattore. E poi Mario, scusami, quando pensi al novantesimo, pensi anche a lui. Antonio Carino, Paolo Valenti, certo. Necco, Castellotti, tutta quella buba, quella banda lì che era Giannini insuperabile, devo dire, in tutto, in competenza, in ironia, quella che manca a noi adesso, perché è tutto più serio, è tutto serioso, è tutto drammatico. Fortuna che vi faccio la Mariola, i gol. Eh? Ogni tanto vi faccio ridere io. Dai. Questo è vero. È morto Tonino Carino, giornalista della RAI, aveva 65 anni, era diventato celebre per i suoi collegamenti da Ascoli durante il 90esimo minuto, lo ricorda Fedele La Sorsa. Appena partiva la sigla di quel famoso 90esimo minuto, chissà perché il pensiero correva subito a ricordare se l'Ascoli aveva giocato in casa quella domenica, perché così si era certi che arrivava quel volto sincero, a volte un tantino impacciato, frutto di un'emozione malcelata che correva come un filo rosso tra tutti i personaggi giornalisti che ci offrivano con passione le loro stringate cronache. Lui, Tonino da Ascoli, più degli altri però, suscitava in noi un sentimento particolare, emanava simpatia, si avvertiva istintivamente che quel giornalista aveva passione, amore per il suo lavoro, ma anche un legame con la sua terra. Scudetto e riaprendo nel contempo i giochi per la salvezza. Una vittoria che gli ascolani hanno fortemente inseguito. E chi se ne importa se qualche volta la pronuncia straniera di un giocatore non era perfetta, lui se lo poteva permettere, perché offriva ai telespettatori emozioni. Il suo Ascoli faceva simpatia nel nostro paese del pallone anche grazie a lui. Tonino Carino era legato al suo campanile, alla sua città di provincia, e gli faceva onore perché non tradiva mai le sue radici. Quando ti incontrava, ti sorrideva, ti stringeva prima la mano e poi ti abbracciava. Con grande sincerità. Anche a te, Simona. Io sono colpita dal suo ciuffo. Tonino era un grande cronista, cavallo di razza. Poi è stato anche un capo solido e con le idee chiare. Intelligente, colto e determinato. Una passione per la notizia e la ricerca della verità, come insegnavano i maestri d'un tempo. Diciamo subito questo per non rischiare che non rimanga traccia di un uomo serio, di un giornalista vero.
poi, intorno alla seconda metà degli anni 70, arriva il 90° minuto, un teatrino, si badi bene, formato da grandi giornalisti che la domenica avevano deciso di raccontare lo sport con un sorriso e con un po' di ironia. Tonino si collegava da Ascoli, l'indimenticato Paolo Valenti lo imbeccava con parole semplici e lui partiva. I bianconeri, orgoglio delle Marche, si dimenavano tra Serie A e Serie B e lui sembrava lottare e giocare con loro per conquistare l'agognata salvezza. Tonino divenne famosissimo, simbolo di una trasmissione che vedevano 10 milioni di telespettatori e divenne anche bersaglio scherzoso di tanti imitatori. Poi, posti di comando importanti, apparizioni a Marcord in 1000 trasmissioni, infine la pensione e purtroppo nell'ultimo anno la malattia. E in tutti noi, che lo abbiamo conosciuto, il ricordo di un uomo semplice, simpatico, mai troppo travolto da un'immensa popolarità. Buonasera, da oggi, come diceva Jacopo Volpi nella copertina realizzata da Marcello Bernardo, il mondo del calcio è un po' più triste con la scomparsa di Tonino Carino, uno dei volti storici di 90° minuto. I funerali del nostro collega si terranno domani ad Ascoli, nel Duomo, alle 14.30. Ecco, a Tonino Carino sarebbe piaciuto commentare proprio questo turno di... Straordinarie testimonianze di affetto e di amicizia da tutta Italia continuano ad arrivare alla famiglia, alla nostra redazione su Facebook, dopo la scomparsa di Tonino Carino avvenuta ieri sera alle 21 ad Ancona dopo lunga malattia. Tonino, caporedattore della nostra sede dal 1991 al 2002, volto notissimo di 90° minuto, sarà tumulato nella tomba di famiglia ad Ascoli. Domani alle 13 in cattedrale la Camera Ardente e poi un'ora dopo le esequie. Il ricordo di Tonino Carino è stato curato da Giancarlo Trapanese. Sarà da Ascoli, come poteva essere altrimenti, il suo ultimo collegamento con questo mondo. Tonino Carino sarà salutato domani al Duomo alle 14.30 dal suo pubblico, dalla sua squadra, che sabato giocherà con il lutto al braccio, ma soprattutto dalla sua gente, quella che gli ha sempre voluto bene, che ha riconosciuto in lui quella tenera timidezza davanti alla telecamera che sarebbe stata di tutti. Tonino è stato, con il suo 90°, quello di Paolo Valenti, il cantore di un calcio che non esiste più, fatto di cose belle e istintive, di passioni non analizzate con il microscopio elettronico della tecnica. La gente capiva e apprezzava, ben al di là della difficile pronuncia di Arslanovic e Zvektovic, quei due slavi che il suo grande amico Rozzi gli aveva comprato, lui lo ha sempre sospettato, per metterlo in difficoltà. Forse non tutti conoscevano in lui la stoffa del cronista di razza, temperato sul campo nel resto del Carlino, nel Corriere Adriatico, non lo ricorderanno forse per gli 11 anni in cui fu caporedattore della sede Rai di Ancona, durante i quali ebbe l'idea di quel TG itinerante, di quella scoperta di luoghi e paesi di una terra che sentiva profondamente sua. Sanguigno, istintivo, scaramantico, era un generoso, pronto a fermarsi sempre nelle tensioni e nei contrasti, sulla soglia del rispetto per l'uomo e per la dignità dell'altro. Ma tutti preferiscono giustamente ricordare la sua autoironia, l'umanità, il suo credere ciecamente nella famiglia e negli amici, il parlare al cuore col cuore. Per lui, appena andato in pensione, è scoccato il 90° minuto della vita, senza recupero, senza supplementari, nell'arbitraggio più ingiusto che abbia mai raccontato. Ma lassù, con Rozzi e Valenti, avrà modo di commentare, con quel suo animo gentile, che era la sua vera firma, togliendosi per sempre quelle grandi cuffie. E riaprendo nel contempo i giochi. Per uno fa bene a tutti e due, vero? Sì, di fatto però sembrava... Tonino Carino sì, faceva parte di quella schiera di corrispondenti regionali destinati come lui a diventare dei personaggi televisivi. Complice un programma di grande successo, 90° minuto, che ha contribuito a diffondere il calcio al grande pubblico. Il lapsus, l'accento locale, l'improvvisazione della diretta in una trasmissione che correva sul filo dei minuti con la cassetta da portare a mano nelle sedi regionali facevano il resto. Tonino Carino è stato una delle anime del programma, diventando forse il cronista più popolare. Nel 1976 c'è il debutto nella trasmissione condotta dalla premiata ditta Barenson Valenti. Subito si caratterizza per uno stile personale, per quelle frasi non sempre pronunciate nei collegamenti come «Qui Tonino Carino da Ascoli». A commentare i successi mai più ripetuti dell'Ascoli Calcio del presidente Costantino Rozzi, culminati in un quinto posto nel campionato 79-80, c'era sempre lui. Caporedattore della sede Rai delle Marche dal 1991 al 2002, poi inviato al Giro d'Italia, ospitata a quelli che il calcio e conduttore al programma Rai Italia che vai e più recentemente la pensione. Marco Melegaro, Sky TG24.